Buongiorno. Siamo in attesa di capire cosa farà il partito di Conte, ovviamente. Oh, c'è ancora qualche ora, no? Per ricevere una risposta su dei temi politici che abbiamo messo sul tavolo. La strada percorsa fino adesso mi fa pensare che non andrà particolarmente bene. O forse niente da domani si vedrà. Ultima giornata di riunioni e trattative delle forze politiche prima del voto di fiducia in Senato. Cosa sarà? Ad aprire il valzer degli incontri e delle polemiche è il faccia a faccia mattutino tra Enrico Letta e Mario Draghi a Palazzo Chigi. È un gravissimo errore aver parlato solo con il PD, perché sennò viene un sospetto che tutta questa voglia di tenere il 5 Stelle sia per garantire il campo largo di Enrico Letta. In queste ore è più che legittimo che una forza politica, il segretario di una forza politica, chieda di incontrare il Presidente del Consiglio. Mentre Letta convoca i vertici del partito a Nazareno, Berlusconi riunisce i leader di centrodestra della maggioranza a Villa Grande. Il centrodestra domani è compatto per votare la fiducia? Credo che ci debba essere un rimpasto di governo e una scelta di 3 o 4 punti condivisi da quelle forze che ci stanno insieme al governo Draghi per individuare degli obiettivi da portare avanti entro fine anno. Draghi in questo momento si trova a Palazzo Chigi e sta preparando il suo discorso. Credo che il pallino ce l'abbia in mano Draghi, gli altri si agitano, ma alla fine io sono convinto che la decisione la debba prendere prima di tutto nel suo intimo il Presidente del Consiglio. Io penso che tutti abbiano fini elettorali e mettano i loro fini elettorali prima degli interessi del Paese. Io penso che il Presidente del Consiglio questo lo abbia percepito. Quanti stanno bussando alla vostra porta adesso? No, ma io non guardo questo. Domani si vedrà. Io penso che ormai tutti hanno capito qual è la responsabilità che hanno, quindi domani ci saranno le decisioni. Troppo politico, troppo politico. Mentre Di Maio riunisce i suoi alla Camera, i pentastellati sembrano ancora temporeggiare. Ma è la domanda, se il governo è altrettanto disponibile a dialogare con il Parlamento. La palla ce l'ha Mario Draghi in questo momento. E gioca da solo o con voi? Se vuole può giocare con tutti. Non dirmi no, io aspetterò. Con il calare della sera arriva l'incontro tra i leader del centrodestra e il Presidente del Consiglio. A conclusione della giornata Letta riunisce i suoi parlamentari qui alla Camera per un ultimo incontro prima della fiducia di domani. Ma io penso che non sia il momento di fare capricci o di porre veti, perché questo non aiuta il Presidente del Consiglio.